Eccoci qui. Senatrice Rauti, ben trovata. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ben trovata. E poi prima volevo sentire la senatrice Rauti, vengo anche da lei. Sì, eccomi. Sicuramente il pantano che si è creato, che si è trascinato per una settimana, è figlio di una legge elettorale sbagliata e malata che Fratelli d'Italia non ha votato e che anzi noi ci auguriamo che non si torni alla proporzionale e per noi invece la riforma della legge elettorale deve andare in senso totalmente maggioritario perché altrimenti il proporzionale poi produrrebbe la stessa palude di questa poi legislatura che ha visto tre cambi di governo e nessuno di questi è espressione di indicazione popolare perché nessuno di questi aveva concorso insieme alle elezioni del 2018 intorno al medesimo programma elettorale. Rispetto alle conclusioni di questa settimana di elezione presidenziale, la nostra posizione è nota, noi non abbiamo sostenuto il Mattarella bis, d'altronde lo stesso presidente si era sempre dichiarato indisponibile e 14 anni ci sembrano decisamente troppi, praticamente la conclusione. In particolare però la sinistra hanno cercato di individuare un nome e facendo anche una conta che io giudico irrispettosa giorno per giorno sul presidente Mattarella e poi all'ultimo scrutinio, cioè all'ottavo scrutinio, quindi non al primo in modo coeso, ma all'ottavo scrutinio hanno deciso di convergere poi sul presidente Mattarella forzando anche quello che è la previsione costituzionale. Quindi insomma il bilancio non è positivo perché ci ritroviamo alla Diciamo conferma dello costituzionale, status certo. quo. No, non ho detto violazione, ho detto, lo so perfettamente, ho detto forzatura, sono due cose diverse e se ho un minuto lo spiego, e, precisando che io non ho interrotto nessuno e ho ascoltato come faccio sempre con attenzione, perché mi piace dialogare e non polemizzare anche per rispetto di chi ci ascolta. Allora, violazione costituzionale significa violare qualcosa che c'è scritto, nella Costituzione non c'è scritto, non è impedito una seconda edizione, una riedizione del mandato presidenziale, e questo è noto anche il motivo, perché in condizioni di emergenza o in condizioni di guerra è chiaro che non si impedisce questa previsione. Tuttavia è una forzatura e c'è anche infatti una proposta di legge presentata dal PD al Senato per vietare la riedizione del Presidente della Repubblica, quindi evidentemente un problema c'è e comunque lasciatemi dire che questa sembra una prassi che si va consolidando, quindi è come se decidessimo che il diritto costituzionale può prevalere sul diritto costituzionale, insomma, una forzatura c'è stata e una forzatura anche nei confronti del Presidente che è stato tirato per la giacchetta e che è stato quindi, come dire, spinto a accettare un secondo mandato, una forzatura costituzionale perché è vero che non è vietato dal secondo mandato, ma non è neanche previsto Sì, esplicitamente, è quindi chiaro comunque Rauti quello che sta una forzatura. dicendo e l'abbiamo ripetuto spesso, insomma, tutti consapevoli che il legislatore non ha previsto la rielezione del Presidente della Repubblica, poi c'è stata l'eccezione napolitana, in questo momento storico evidentemente c'è stata anche appunto la convergenza su un Mattarella bis. La interrompo Però solamente perché collezioniamo andiamo un po' eccezioni. velocemente. Forse mai come in questo momento le tre grandi forze che compongono la coalizione, forse mai sono state così lontane, senatrice. Sì, dunque intanto parto dai commentatori che hanno secondo me restituito con realismo giornalistico la situazione che abbiamo vissuto la settimana appena conclusa. Per quanto riguarda il centrodestra, come lei ricordava, ci sono stati già gli interventi ieri di Giorgia Meloni, oggi un'intervista sulla verità e senza infingimenti e con molta chiarezza è evidente che da tutta questa partita così importante il centrodestra esce con le ossa rotte, scusate l'espressione un po' forte, ma io mi riferisco però al centrodestra, quello parlamentare, cioè quello presente in un Parlamento che a nostro giudizio è delegittimato ed è incapace di decidere e lo ha dimostrato purtroppo. Quindi, mentre il centrodestra come sentimento diffuso nel Paese esiste, è forte, è stimato anche maggioritario ed è a questo sentimento di centrodestra presente e diffuso che noi assumiamo una responsabilità che è quella di ricostruire, come ha detto ieri la Presidente Meloni, il centrodestra migliorandolo. E è evidente che questo per noi passa anche attraverso un passaggio di nuove elezioni, ma non lo diciamo
diciamo da oggi, come è noto, perché la maggioranza presente in questo Parlamento non ha delle geometrie che non corrispondono a quelle che sono presenti in Italia, perché le tornate elettorali che abbiamo avuto dal 2018 in poi, mi riferisco evidentemente alle regionali, alle amministrative varie e alle europee, ci restituiscono un quadro politico completamente diverso rispetto alle forze presenti in Parlamento, e per quello che contano anche i sondaggi ci raccontano altro. E allora abbiamo di fronte anche anomalia, ennesima anomalia, visto che abbiamo cominciato la trasmissione parlando di anomalie, e noi ci troviamo di fronte a una composizione, a un esecutivo che non ha ricevuto nessuna legittimazione, e stiamo andando avanti così dal 2018 anche per colpa della legge elettorale, lo ripeto. Quindi diciamo che il mantenimento dello status quo, che è l'obiettivo a cui poi evidentemente tendevano le forze di maggioranza e che hanno raggiunto, doppio status quo, cioè Draghi Presidente del Consiglio, Mattarella riconfermato, e non va confuso con la stabilità, il status quo è un'altra cosa, e quindi non mi sembra un grande risultato, né direi che oggi il governo è più forte di prima, anzi casomai non era forte prima, oggi direi che è più debole. Questo non esime il centrodestra da fare i suoi passi. Senatrice Rauti. Sì, scusate, mi vedete intanto e mi sentite? La vediamo e la sentiamo, prego. Ecco, no, io mi scuso perché invece ho perso il collegamento e quindi non ho sentito l'ultima parte, ho avuto un problema, sentivo soltanto i rumori della regia. E stiamo parlando della legge elettorale, giusto? Mi sono persa una parte, ma penso che il perimetro sia quello. Allora, è evidente che la situazione in cui noi ci troviamo è una situazione di stallo che è causata da questa legge elettorale con cui abbiamo votato e che ha aperto una legislatura anormale, perché tre maggioranze di governo, come si ricordava, e nessuna di queste poi frutto, come dire, di un'indicazione di un voto popolare, di forze contrapposte che non si sono presentate appunto insieme. Detto questo, è evidente che noi stiamo scontando i danni di questa legge elettorale malata, che, lo ripeto, Fratelli d'Italia non ha votato, una legge che ha eliminato il premio di maggioranza, mentre noi riteniamo che invece proprio un maggioritario dovrebbe garantire stabilità politica, ovvero quella che è mancata negli ultimi anni, perché all'indomani del voto chi vince governa. Invece tutto quello a cui noi abbiamo assistito, che è un disfacimento oppure la creazione di maggioranze disomogenee, disorganiche, disarmoniche, conflittuali, che sono quelle che stiamo subendo dal 2018 ad oggi, ecco, sono frutto di questo. Io so anche però, e questo lo ha detto anche Giorgia Meloni, che ora si apre una stagione anche da questo punto di vista in cui sicuramente ci sarà da parte di alcuni, non dico di tutti, ma di molti, di elaborare una legge proporzionale, puntando anche, lo voglio dire, a isolare Fratelli d'Italia. Vedremo anche, questo sarà anche un banco di prova, lo dico con sincerità, anche per il senatore Quagliariello. Senatrice, mi sembra abbia detto in queste ore, oggi è nato il proporzionale che serve a tutti, anche a Giorgia Meloni. Allora, facciamo concludere la senatrice Rauti. No, senatrice. Certo. Sì, non è, sicuramente non è la tecnica che produce le alleanze, ma sono le scelte identitarie. Però il problema qual è? È proprio questo, che in altri paesi noi abbiamo tendenzialmente due fronti, uno conservatore e uno diciamo progressista. È evidente che in questo schieramento Fratelli d'Italia ritroverebbe la sua identità in un fronte conservatore. Tra l'altro Giorgia Meloni è la presidente del Partito dei Conservatori Europei, cioè è una questione identitaria e non tecnica. Però è anche vero che se le identità si riuniscono per fare il programma elettorale, si presentano unite alle elezioni, poi con questa legge non si crea una maggioranza decisiva e all'indomani delle elezioni alcuni partiti scelgono di governare con quelli che avevano combattuto durante le elezioni, e qui c'è anche un difetto non solo di identità ma anche di tecnicismi, per cui questi effetti della legge elettorale li abbiamo visti, sono effetti malati e di una legge che non funziona. Detto questo, io sono convinta che oggi il proporzionale comunque vinceremo lo stesso. Il problema è capire adesso però che cosa vogliono fare le altre forze di centrodestra su questo modello di legge elettorale. Io purtroppo sento che solamente la interrompo, senatrice, perché ho quasi finito il tempo. A te velocemente, Rauti. Sì, crisi pandemica, crisi economica, crisi energetica, è una maggioranza che in realtà non è in grado di dialogare
e all'interno di se stessa e lo ha dimostrato, e mi chiedo, ci chiediamo con paura come farà a questo punto a gestire anche non solo tutte le emergenze, a fronteggiare le emergenze, anche quella relativa all'Ucraina, come ricordava lei all'inizio della trasmissione, e soprattutto questo PNRR, dobbiamo sempre ricordare che non ce l'ha regalato nessuno, ma che ci stiamo indebitando, che andiamo verso un altro scostamento di bilancio, e noi crediamo che questa maggioranza non sia in grado di dare le risposte che servono e di portare anche a compimento avanti nei tempi i progetti avviati proprio con il recovery fund. Grazie a tutti e quattro davvero per essere stati con noi Grazie stamattina. Vi a voi. auguro Grazie a voi. buon lavoro, Rauti, Fiano, Falci, Giuliani, grazie.